È operativo dall'inizio di settembre a Napoli il nuovo ambulatorio di emergency. La struttura messa a disposizione dal comune apre battenti a Ponticelli nel Parco De Filippo per offrire assistenza sanitaria da lunedì al venerdì dalle 9 alle 18. Il presidio, realizzato grazie al contributo della Tavola Valdese e alla raccolta fondi La salute è un diritto di tutti, è gratuito e offre a cittadini italiani, stranieri, spesso indigenti, servizi di medicina di base e orientamento per facilitare l'accesso al sistema sanitario nazionale. Al momento è attivo un ambulatorio di medicina di base con uno staff composto da un medico, un infermiere, tre mediatori culturali, un logista e un coordinatore di progetto. Copriamo più o meno una decina di lingue, dal rumeno all'arabo, passando per il francese, l'inglese, lo spagnolo e le lingue dell'est, tra cui il russo, il bulgaro e l'ucraino. In futuro, grazie al supporto dei volontari, Emergency ha in programma l'ampliamento dei servizi alla cittadinanza con l'apertura nella struttura di Ponticelli dell'ambulatorio pediatrico. Interveniamo dove pensiamo ci sia bisogno. I nostri interventi possono essere a tempo determinato o diciamo proseguire per un periodo più lungo, dipende da quello che vediamo sul territorio. Poi rispondiamo fondamentalmente col lavoro, chiaramente portiamo avanti un'azione di lobby con le istituzioni sanitarie, amministrative, comunali, regionali, con le quali comunque abbiamo dei protocolli di intesa e degli obblighi reciproci l'uno verso l'altro, per cui cerchiamo di portare avanti un'azione di pressione affinché vengano potenziati i servizi sul territorio.